Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Allora, fratelli, festa di Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, e come avete ascoltato, la messa della veglia è questa, con più letture in attesa del dono dello Spirito Santo, che per noi cattolici non è un sentimento, o direbbe Papa Francesco, uno spray, è qualcosa che si concretizza. Noi in questo santuario ogni giorno contempliamo il sangue e l'acqua usciti dal fianco di Cristo. Cristo sulla croce effonde lo Spirito, emise lo Spirito, e lo Spirito non è che se n'è andato chissà dove come una nuvola. Lì ai piedi della croce c'erano persone concrete che hanno raccolto questa presenza di Dio, perché Gesù Cristo di Nazaret, Gesù di Nazaret, muore come uomo, ma Dio non può morire. Allora lo Spirito viene accolto dal cuore immacolato della Vergine, viene accolto ai piedi della croce da Giovanni, e poi viene nel giorno di Pentecoste, nel Cenacolo, ed entra nel cuore degli apostoli, e finalmente raggiunge attraverso questo passa parola, questo cuore a cuore, come era stato nel mistero del Natale, così anche nel mistero della presenza dello Spirito, passa ogni volta che qualche discendente degli apostoli stende le mani, e si stende le mani sull'Eucaristia, viene Cristo. Se li stendi sulla fronte di una persona, uno viene cresimato, battezzato. Allora la prima cosa è che Gesù è venuto nel mondo per rimettere l'uomo insieme a Dio. È morto Gesù, lo Spirito Santo fa lo stesso. Viene per dare unità al genere umano, per dare unità dentro di noi, perché il nostro cuore si era rotto nel giardino terrestre. Col peccato avevamo rotto in noi stessi innanzitutto la presenza di Dio, e quindi tra di noi. E lo Spirito Santo non viene come fa l'uomo quando vuole mettere insieme le persone, fa le uniformità. Non fa uniformità, fa unità. Uniforme ci ricorda l'uniforme nazista, l'uniforme sovietica, cioè quando l'uomo era meno che non l'idea che doveva portare. Invece Padre, Figlio e Spirito Santo sono unità, cioè sono cose diverse. Non c'è cosa più unitaria della Trinità e più diversa in sé, del Creatore, di Gesù uomo Redentore, e dello Spirito Santo che è fuso nei nostri cuori. Eppure sono una unità. Così anche noi, Dio non viene per farci tutti uniformi, per azzerare il pensiero dell'uomo, per azzerarne il comportamento, ma viene, ti sceglie e effonde il suo Spirito, ungendoti, facendoti anche te Gesù Cristo, Alter Christus. Allora, questo Spirito, abbiamo detto però, attenzione, viene effuso dalla croce. Diceva un padre della Chiesa, il trionfo dell'amore di Dio, dello Spirito, dà la forza di accettare i sacrifici che l'unità esige da parte di tutti. L'unità esige il sacrificio da parte di tutti. Lo Spirito Santo non ti mette insieme a un altro così a basso prezzo. Se vuoi stare insieme a un altro a basso prezzo, sali su un autobus qualsiasi, siete in tanti, vai in uno stadio, vai in una pizzeria e si è insieme volentieri per una pizza o per una partita al pallone.
ma l'unità che vuole generare Dio nasce esattamente dall'imitazione di Cristo e quindi esige che tu stesso accolga lo Spirito Santo rinnegando te stesso. E infatti lo Spirito viene effuso ai piedi della croce, cioè tu battezzandoti, facendoti battezzare, ricevi lo Spirito, muori alla vita precedente, che è una vita che ti porta alla tomba, e ricevi la vita di Dio, che ti porta al cielo, ti porta al Padre. Allora questa uniformità ha il prezzo che ciascuno di noi faccia un sacrificio, dice, i sacrifici che l'unità esige da parte di tutti. E questo sacrificio di accogliere lo Spirito è perché lo Spirito appunto a un certo punto butta all'aria tutto il progetto umano di unità senza Dio. Cosa significa Babele? Significa che l'uomo pensa di costruire un piedistallo addirittura per arrivare in cielo, togliendo spazio a Dio. Dio non benedice questo. Dio benedice la pluralità delle nazioni, non benedice l'uniformità del genere umano. Allora capiamo perché abbiamo letto Babele. Allora capiamo perché abbiamo letto le ossa inaridite che riprendono vita solo per il disegno di Dio. Capiamo perché prende Mosè, Dio, lo porta sul monte e la sapienza di questi comandamenti del Decalogo ancora oggi è un fiore all'occhiello. Amare Dio e amare il prossimo, perdonare i nemici, sono valori che vanno oltre perché vengono da Dio. Allora manda il tuo Spirito, Signore, manda un raggio della tua luce. Questo chiediamo in questa veglia, questo chiediamo in questa Pentecoste. I tuoi pensieri non sono i nostri pensieri, meno male, perché i nostri pensieri sono quelli di Caino e Abele, sono quelli di Adamo ed Eva. Le tue vie non sono le nostre vie. Allora preghiamo che i responsabili della Chiesa e i responsabili civili accolgano il modo che lo Spirito Santo usa oggi ancora per rivelarsi, per chiamare le persone a seguirlo. Perché è facile purtroppo chiudersi allo Spirito Santo. Basta mettersi come antagonisti dello Spirito, pensare che la propria idea, la propria intelligenza, il proprio comportamento, anche la propria moralità sia superiore invece al disegno di Dio, che passa da una chiamata gratuita di Dio ad ogni uomo. Allora Dio non vuole fare un'uniformità di numeri, non vuole fare il metaverso, no? Che io mi costruisco il mio universo parallelo solo con le cose che piacciono a me. Ecco, questa è proprio la degenerazione della creazione. No, Dio vuole costruire invece un mondo in cui le persone sono ricche anche della diversità dell'altro che però vuole cambiare, cioè si vuole anche lui aprire reciprocamente a te. Allora preghiamo lo Spirito che generi sempre questa unità e non faccia più cedere l'uomo a una uniformità globale che si sottoporrebbe purtroppo al male. Sia lodato Gesù Cristo.